Ragazzi, buongiorno, quasi buonasera. Guardate che bestia è arrivata. Mica solo MGDR qua. Qua abbiamo un bel Ford Ranger. Eccolo. Ciao. È solo il terzo che monta lui. È solo il terzo, ragazzi. Ford Kuga, Fiorino. E adesso abbiamo il suo bel Ford Ranger. Cilindrata? 2205 cavalli. Porca miseria. Cambio automatico, 4 ruote, sì. Tutto di più. Full option, ragazzi, questo è l'allestimento. Il Wildtrak. Eccolo qua. E ragazzi, è una bomba. E infatti, bravo qua. Ragazzi, guardate gli interni di questa macchina. Con che schermo qua, sembra una Tesla ribaltata al contrario. Eh? È vero o no? Diverso. Bellissima. Cioè. Dopo la facciamo vedere bene quando siamo dentro in test drive, fra. Ma che bella. Ragazzi, lui è un mio amico, ha una trattoria in Sago. Ragazzi, se siete di passaggio, contatto, trattoria. E trovate lui. Si mangia tanto. Si mangia tanto e si mangia bene, ragazzi. Quello lo devono dire i clienti, io non posso dire. Io lo posso dire e garantire. Esatto. Come tu parli bene del pedaspiri che sei al terzo, io parlo bene della tua bella trattoria, ragazzi, anche pizzeria, eh? Non solo trattoria ma anche pizzeria. Ragazzi, cosa facciamo, Fra? Andiamo a farci un bel giro? Yes. Dai, andiamo. Proviamola. A bomba. Ragazzi, altra cosa, iscrivetevi alla nuova pagina di Instagram, Team Pedal Sprint. Vi aspettiamo anche lì. Allora, qua, mi apri il cellulare con l'app aperta. Perfetto, tengo io. Ma vai pure a sinistra, tanto la strada la sai. Un destro, sinistra. Ah, la fai bene. Prima che ci riprendono, eh. Dico, ragazzi, mandriacata. So se vi piace la nuova location, abbiamo questa a sinistra, sì. La corte lombarda l'abbiamo persa definitivamente, secondo me, non ci arrivo più giù là. Adesso ho trovato un'altra, adesso ti faccio vedere però dove andiamo a fare il test drive. Qua a sinistra. Qui ha anche le modalità, te, giusto? Yes. Perfetto. Così siamo solo sul posteriore. Posteriore. Perfetto. Bella però. Con tutto inserito ovviamente. Nuova sta macchina, nuova di pacca anche lei. 1700 km dritto. Noi gliel'abbiamo messa in comfort. Adesso poi sarà fra a dire sì, è cambiato qualcosa, non è cambiato niente, va bene così. Gli altri due mezzi non ha deluso, dubito che qua deluda. No, qua anzi addirittura, adesso guardate, la tengo un attimo in comfort così vedi anche le porte. Meglio di prima? Sì, decisamente. Guarda fra, spento, visto? Sì. Sport. E tu stai a filo gas, eh? Sì, no, sei appena proprio sfiorando. Appena sfiorando, ragazzi, abbiamo messo in sport. Adesso andiamo giù per di là. Fra. Sì. Così abbiamo un po' di rettilinea. Tac. Ma che roba, ragazzi. Oppla, via! Quante marce ha, bra? 7? 8? 10. 10 marce, ragazzi! Cioè, non ti puoi mancare niente, oh, esoso! 10! Erano poche! 10 marce! Bene, perfetto! Qua andiamo a destra. Porca miseria! Adesso ho già capito però cosa aspetta. Io aspetta solo che faccio così. Lo so già, lo conosco. Visto? Spento, porca vacca. Tieni accelerato. Così sono a filo gas. Ah, guardalo, guarda. Oh, sì. Aspettava questo. Sì. Aspettava il race, eh. Fra, adesso fai quello che vuoi fino là. Ne sei sicuro? Beh, sì e no. Cosa hai fatto lì?
ho tolto il pedale di trazione. Ma quante marce spara dentro? Ma che roba? Esce più di cambiare. E fra, adesso tra me e te, quanto consumo sto mezzo? Tanto! Tanto, ragazzi! Tanto questo consumo. Poi fra, io inutile che te lo dico, tu una volta che te lo tieni così, sai che puoi spegnere il cellulare e lui rimarrà sempre settato nella stessa maniera. Ragazzi, è più un test drive per farvi vedere la macchina che... Senti che bello, Ah, il fischio delle gomme, non lo fa mai sentire nessuno il fischio delle gomme. Che sgomma, porca miseria. Buona, perfetto. Ragazzi, io direi che dire, è approvato, eh. Decisamente. Ma ragazzi, siamo su una strada che c'è la campagna e a destra e a sinistra non esce nessuno, no, eh. Per quello stiamo facendo... Esatto. Adesso ritorniamo in modalità... principiante. Controllo di trazione acceso. Perfetto. A posto. Lui è sport, o in race, anzi lui è in race, tanto fra lo so che lui se lo tiene così. Sì, no, non c'è bisogno di cambiare. Ragazzi, rientriamo alla base, vi facciamo vedere il pedal block giusto per farglielo vedere, fra, e poi siamo a cavallo. Ma così non si muove. Cioè, attaccata per terra sta macchina. E se fai questo basta. Ah, anzi, se fai no, scusa. Questo. Questo qua va in automatico praticamente. Ok, quindi su tutte e quattro le ruote. Su tutte e quattro le gomme si regola lei. Se in caso di perdita di aderenza. Esatto, perdita d'aderenza. Beh, questa qua ti serve più per fuori strada. E invece questa mettiamo le fisse e queste qua sono le ridotte che ragazzi, c'ha tutto sull'asfalto non serve. Vabbè, infatti ovvio. Puoi accelerare quanto vuoi. Eh sì, cioè non si muove, non si muove. E si sta parlando di 2500 kg di macchina infatti, a vuoto. Adesso ragazzi, lui ha fatto tutto sto movimento qua. Ragazzi, là non c'è una spia accesa, No. C'è nessun problema col pedal sprint, ragazzi. Niente. Tanto me lo chiedete, lo so già. Nessuna spia accesa con tutto sto controllo qua, di là, ha toccato tutto, Francesco. L'ha fatto apposta per controllare. Ragazzi, è impressionante. Dopo ovviamente, fra se vuole, gli aggiungiamo l'Apple CarPlay di qua e se lo gestisce. Assolutamente. E se lo gestisce da qua il pedal sprint, che è una figata. Cioè da qua è bellissimo. Assolutamente. Dai, fra, poi te lo aggiungo. Ragazzi, rientriamo alla base. Qui va, ho fatto il cambio a marce, 10 marce ragazzi, top, l'infinito ragazzi, verso l'infinito e oltre. Esattamente, ma che figata sta macchina, ho dato 50 volte figata, mi sa di no. Che figata sta macchina, okay, adesso eravamo a 49. Esatto, ragazzi, rientriamo alla base e facciamo vedere il pedal block, dopo facciamo un giro qua dentro. Ragazzi, allora siamo entrati in campagna, cioè questo è un test drive. Abbiamo tolto i controlli di trazione. Fuori dal comune, ragazzi, Cioè, siamo proprio dentro la campagna. Facciamo un sorriso sul... Vai! No, vabbè, non è a posto. Perfetto. Guarda, fra, ti aspettavo per fare queste cazzate, cioè. Va bene, perfetto. Sì, abbiamo fatto un giro completo su noi stessi, io direi che... E che possiamo rientrare, perfetto. E le spie, niente. E spie ovviamente, zero assoluto. E ragazzi, sta macchina cammina forte, pesa 2500 kg. Sì, decisamente. 205 cavalli, giusto? 200, per ora, 205. Per ora sì, perché stiamo attendendo di fargli una lettura, però al protocollo ancora bloccata questa centralina, quindi aspettiamo che venga sbloccata per fargli una lettura, ovviamente una mappa... 40, senza esagerare, sì, 250 invece che 205. Sì. Spostiamo soltanto il 5 verso sinistra. Esatto, però sì, sono d'accordo con te. Sì, sai che sono sempre d'accordo con te. Andiamo sempre a braccetto. Ma a posto. Bene, ragazzi, siamo arrivati quasi alla base, rientriamo. Allora, ragazzi, siamo rientrati alla base. Lo riapre, lui è rimasto in perché questo è il suo settaggio, lo so già. Sì, no, non cambia. Ovviamente cosa farà? Sa che quel posto lì non gli piace più di tanto, vuole mettere il... Adesso lui così è attivo, okay. Lo blocchiamo così. Ragazzi, Alvano. Perfetto, lo sblocca. Ti sente anche dal sound. Fra, wonderful, yes. Anche su questa? Assolutamente. Mica su questa ancora di più.
Su questa è una Iena, perfetto. Pedal Sprint, ragazzi, lo potete montare ovunque. Ovunque, questo è un 2024, eh? 2024, ritirato, cioè, a 31 gennaio 2024. Pensa te, con 1729 km. Perfetto. Bravo. Grazie, ragazzi. Grazie a te, grazie a tutti. Ragazzi, iscrivetevi al canale Jerry Pedal Sprint, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tutte le parti ci siamo. Ciao, fra, grande. Sei un pazzo, sei.